Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come realizzare questo trucco, sì, molto estremo, molto marcato, un po' tipo anni 80, perché sono andata col colore praticamente fino al sopracciglio, però io ora ci esco, quindi secondo me si può indossare o comunque se volete da discoteca. Questo è un trucco basato principalmente su questo ombretto viola scurissimo che è Festi Felicia dalla Shady Lady di Balm, ma potete realizzarlo con qualsiasi altro ombretto. Se ancora non vi siete nella foto di descrizione, né in questa intro di video in cui avete visto che genere di roba sto per annaffa, se non vi siete appunto ancora spaventati, guardate il video per vedere come ho realizzato questo trucco molto neutro, eh? Rimanete sintonizzati sul canale se volete vedere come l'ho realizzato. Cominciare vado a prendere una matita nera. Questa è la matita occhi intensa in nero intenso della Bottega Verde. Una qualsiasi matita nera, casual, matita semplice va bene, anche perché non la andremo a sfumare. Quindi è importante per questo trucco e per questo passaggio, soprattutto che siate precisi nell'applicazione della matita. Assicuratevi innanzitutto di aver dato un primer su tutto l'occhio. Lo applicate nella rima inferiore e se volete, cosa che io faccio, anche un pochino sotto, lungo tutta la linea delle ciglia inferiori. Poi andate a tracciare anche una linea, se volete, anche nell'angolo della rima superiore. Andate a tracciare anche una linea d'eyeliner sopra alle, appunto, come se fosse un eyeliner. Così. Fare una puntina e da qui questo dipende, questo passaggio dovete essere comunque precisi, ma se avete più spazio di palpebra rispetto a quello del sopracciglio, se avete più spazio di sopracciglio come me rispetto a quello di palpebra, se avete più sopracciglio che palpebra, il mio consiglio è quello di andare a disegnare la linea che tracceremo, appunto, tracceremo una linea con questa matita sopra tutta la piega dell'occhio. Se avete parecchio spazio sotto il sopracciglio, tra il sopracciglio e la piega, allora tracciatela un po' sopra, leggermente sopra, vedrete, altrimenti andate a tracciarlo nella vostra piega. Assicuratevi che la vostra matita sia ben appuntata, se automatica meglio. Io comunque adesso oggi volevo provare questa. E tracciate quello che straccio io. Ecco, una linea appunto di eyeliner abbastanza spessa. Appunto questa parte qua la puliremo comunque con un'altra matita, quindi non vi preoccupate, e con una puntina alla fine. Successivamente prendo una matita viola, qualunque sfumatura di viola va bene. Questo in realtà è il pastello per labbra della Neve Cosmetics nel colore Invidia, e vado a riempire questo spazio che ho lasciato vuoto. Adesso prendo questo matitone occhi e labbra numero 1 della IT Style, ed è comunque un color viola, un viola piuttosto chiaro deve essere, e lo vado a passare di transizione sopra il nero, utilizzandolo anche per correggere eventuali errori nella linea. E se lo puntate, appunto, pulirà così. Vado a prendere un altro matitone,
Questo è un lilla chiarissimo, basta che sia un colore chiaro. Questo è sempre Lady Style Matte Tone Occhi e Labbra numero 8. E lo vado a passare vicino al condotto, attorno al condotto lacrimale e sotto al sopracciglio. Dopodiché prendo un pennello per sfumare i bordi tra i due. Prendo poi un colore aranciato, appunto, che neutralizzi leggermente il viola, se no sembra veramente che abbiate preso un pugno in occhio. Per questo è un blush dell'Essence della collezione Naughty Girl, ecco, questo è il colore 01 Anchors Away, con un pennello da sfumatura e lo passo qui sopra il viola leggermente più scuro. So nice. Dopodiché, questo passaggio è opzionale, chiaramente, se non vi sembra abbastanza, questo è come me, volete aggiungere degli altri colori perché sì, potete andare a prendere un ombretto, sì, è verde smeraldo, questo è metallizzato, della Essence, della collezione Metal Glam, numero 11, Lucky Grasshopper. Cavalletta fortunata. Con un pennellino preciso lo andate ad applicare nell'angolo interno. So fancy! Intensifico anche di qua. Questa che è la Shady Lady volume 2 di The Balm. E vado a prendere questo ombretto viola scurissimo che è Thirsty Felicia, questo qua, bellissimo. E lo vado ad applicare con un pennello piatto da applicazione, poi cambieremo pennello per le cose di precisione, su tutta la palpebra, sia dove avete applicato la base viola che dopo dove avete applicato la matita nera, perché comunque vedete, si vedrà una differenza comunque da dove avete applicato due colori, mantenendo un bordo molto preciso nella parte superiore. E per fare shop, andate ad utilizzare un pennellino d'eyeliner, sempre con Fisti Felicia, e lo uso per marcare i bordi. Poiché questo comunque fa da eyeliner per me, vado a intensificare la matita nera nell'angolo esterno, dove appunto è stata coperta dall'ombretto. Con lo stesso pennellino uso sempre Fisti Felicia per fissare la matita nella parte inferiore. In realtà non la sfumo perché vabbè, a me piace molto l'effetto pop punk della matita. È così forte. È pressoché inevitabile che siano caduti dei piccoli residui, quindi con un pennellino da sfumatura pulito andate a pulire. Prima di applicare il mascara, vado a realizzare le mie sopracciglia. Con il pennellino d'eyeliner io utilizzo Daphne numero 2 di Nabla, che è questo, un ombretto marroncino. Comunque il colore delle sopracciglia si deve adattare principalmente al vostro colore di capelli, che nel mio caso è viola scuro, naturale. Usare il bellissimo gommino giallo, molto trendy, così come la maglia con la bandiera della Scozia. In ogni caso io ora esco con questo trucco, non con questa maglia. Normalmente usate un colore marroncino per le vostre sopracciglia, questo è comunque buono perché ha un sottotono molto molto caldo, quasi rosa, se cioè ha un quasi rosa. Mascara, questo è il Get Big Lashes di Essence, ormai sapete. Gli occhi completato.
Ho intenzione, dato che abbiamo tutto questo che va sugli occhi, di mantenere un trucco molto naturale sul viso e sulle labbra. Io non sono andata a fissare questa matita perché su di me ha una tenuta molto molto buona, quindi mi piaceva appunto mantenere questo effetto sempre shim, insomma brillante, però è lilla, quindi richiama comunque sempre i toni del viola. Vado a dare molto molto leggermente come blush questo della Essence, che ho usato anche qua sopra, ma proprio proprio poco, perché tanto a me non piace neanche molto il blush. Se sembra che io l'abbia già addosso il blush perché sono rossa e le luci mi fanno ancora diventare più rossa, vabbè. Sfumare. Tenete addosso la quantità di blush che più preferite. Non voglio andare a utilizzare un illuminante, non sento venne particolarmente bisogno perché appunto abbiamo usato un trucco molto molto forte. Utilizzo come bronzer un bronzer abbastanza chiaro. Ora lo vedete sbriciolato, però questo in realtà è una parte della Sunkist, palette Sunkist. È una palette che ho comprato quando sono andata a Edimburgo, però è l'unico oggetto che mi sia... Cioè, solo la terra appunto della palette in valigia mi si è sfracellato. Ho comprato diverse palette, è l'unica cosa che si è rotta, ma era rimasta piuttosto compatta, quindi era rimasta tutta lì, non l'ho voluta sprecare. One does not simply apply this kind of thing. Lo zigomo. Sotto il labbro inferiore. E ai lati. Io vado fino al sopracciglio perché appunto avendo gli occhi molto abbastanza distanti tra loro, mettere la terra anche in questo punto mi aiuta a avvicinarli un po'. Sfumate molto bene. Sembra di essere negli anni 80, nice. Glam rock is the way. Il fatto che io abbia indosso gli occhiali significa già da ora che andrò a mettere qualcosa sulle labbra. Utilizzo un rossetto che proprio questo io lo uso più che altro perché ha un effetto molto idratante, però a me non piacciono i lucidi da labbra, quindi uso questo. Ed è della Essence 01 Frosted. Che va anche a attenuare leggermente il colore delle labbra, e anche questo è molto molto opzionale, però lo volevo fare perché ho usato il verde e il viola come colori secondari, mi manca l'arancione. Non vi spaventate, questo è un lip gloss, shiny lip gloss della bottega verde 01 papaya, e lo vado a dare proprio una puntina al centro per dare colore, e poi con le labbra lo blendo. Questo è il trucco completato. In tutto il suo splendore. Quindi con questo il video è concluso, ditemi se vi è piaciuto, io mi sono sicuramente divertita molto perché questo genere di trucchi molto estremi, molto forti, è il mio genere di trucco preferito. Ho provato a contenermi veramente con gli altri video, ma è più forte di me. Soprattutto, lasciatemi nei commenti se volete qualche trucco su qualche ombretto specifico dalla Shady Lady di The Balm, se ne volete, appunto. Io sto ancora giocherellando un po', devo liberare la mia creatività, appunto. Questo è principalmente basato su Fisti Felicia, il colore viola scurissimo. Pensavo fosse molto più chiaro, tra l'altro, ma nice, mi piace molto. Ciao a tutti!